presento velocemente, mi chiamo Guido Bottazzo, sono padovano, classe 7-7, quindi ho la mia età ormai. Faccio il designer industriale da 16 anni e faccio anche l'artista oggi. Diciamo che ho fatto della mia passione principale il disegno, il mio lavoro. Per chi è appassionato di questo cammino incoraggio tutti a farlo, nel senso, io mi ricordo che quando ero più giovane i miei genitori mi dicevano non fare questa carriera perché poi non troverai lavoro. In realtà, se abbiamo la determinazione, il talento, la costanza, si arriva dove si vuole arrivare e ci sono molte opportunità come designer industriali e stilisti degli oggetti. Il problema è che bisogna anche fare il percorso giusto. Ci sono delle scuole che preparano per questo, io oggi insegno anche in una di queste negli Stati Uniti, si chiama SCAD, il Savannah College of Art and Design, ma ce ne sono anche in Italia, lo IED, ce ne sono molto altri, insomma. Comunque il programma è quello di designer industriale. Cos'è il design industriale? È praticamente la progettazione e la costruzione di oggetti che sono poi prodotti in serie. Quindi se prendiamo questa bici dobbiamo immaginarci che ce ne sono altre 5.000 identiche a queste, con la stessa forma, gli stessi adesivi e la stessa funzionalità. Cosa fa il designer industriale? Aiuta l'ingegnere, che è quello che fisicamente poi si occupa del fatto che questa cosa funzioni. Il designer lo aiuta a dare all'oggetto un'estetica più accattivante, perché comunque questa tipologia di oggetti poi ha tutto un mercato, li andremo a comprare se ci piacciono. Diamo per scontato che funzionino e che quando spendo 9.000 euro per una cosa così sia bellissima e molto efficiente, però deve essere anche qualcosa che mi emoziona. Quando parlo di emozione, quindi introduco anche il concetto di arte, perché il lavoro del designer è un costante compenetrarsi tra tecnica ed emozioni visive e comunicazione visiva di forme e di funzioni. Ci sono dei trend anche nel mondo del design industriale, magari quest'anno una cosa va di moda, l'anno prossimo non andrà più di moda, come nella moda. Nella moda intendo fashion, quindi magari quest'anno va un colore, l'anno prossimo ne andrà un altro. Certe forme appuntite che magari le copiamo dall'automotive possono funzionare nella bici magari per i prossimi 2 anni, magari tra 3 anni deve andare tutto rotondo, quindi è molto simile il mondo del disegno industriale a quello della moda. Ovviamente ci sono dei linguaggi e delle funzionalità che sono completamente diverse. Qual è la missione del design? Il design dovrebbe migliorare la qualità della vita dell'uomo, creando oggetti che ci semplificano l'esistenza e che in qualche maniera la rendano appunto più semplice. Pensiamo all'automobile che ha sostituito il carro e i cavalli, o la macchina a vapore, oggi parliamo di macchine elettriche. Poi si apre un altro dibattito che è molto interessante oggi quando parliamo di Green New Deal. Il design dovrebbe anche essere sostenibile, non dovrebbe contaminare e peggiorare il mondo a livello di risorse. Però spesso dice che lo fa, ma non lo fa, perché quando io produco tantissima plastica, poi queste cose le devo riciclare, certe volte ci riesco, certe volte no. Quindi la sostenibilità è un tema molto sofisticato e complesso. Io stasera cerco di raccontarvi velocemente cos'è il mio lavoro, lo farò, adesso accendo lo schermo, il computer, ed è effettivamente il lavoro di un qualcuno che disegna a mano, ovviamente lo faccio alle volte sul foglio, spesso lo faccio in digitale, però quando cerco di avvicinare, abbiamo pochissimo tempo, quindi non riuscirò a spiegarvi veramente tutto di questo, però alcuni tips ve li posso dare. Per imparare a disegnare cose complicate, dobbiamo imparare a disegnare cose semplici. La prima cosa, vi invito in prospettiva, per esempio, a costruire un cubo, che può essere anche volgarmente chiamato come la scatola. Ovviamente dobbiamo avere un minimo di nozioni di prospettiva, adesso non mi metto neanche a parlarvi di perché abbiamo 2 punti di fuga, eccetera, però il cubo, bene o male, è un oggetto fatto così. Bene, quando il cubo diventa, ovviamente gli posso dare il colore, posso immaginarmi che ci sia una fonte luminosa, adesso semplifico molto, ci sarebbe un'ombra di questo tipo qui, poi se posso dare un po' di shading, quindi gli diamo un po' di colore,
se la luce immagino venire da sinistra, questa parte sarà molto scura, questa parte qui sarà leggermente più scura, ma non scura come quella che ho appena fatto, quindi leggermente più chiara. La parte superiore, normalmente, se la luce viene dall'alto, sarà più chiara e quindi qui metto il bianco. La regola per fare questi che si chiamano rendering, io la chiamo la tecnica dell'1-2-3, perché numero 1 riceve tanta luce, 2 un po' meno, 3 è sempre la parte dell'oggetto che bacia o diciamo guarda l'ombra. L'ombra che c'è sempre nella realtà. Che cos'è un rendering? Un rendering vuol dire disegnare la forma di un oggetto mettendogli le tonalità. Io posso fare la stessa forma solo con il filo, solo con le linee nere, senza il colore, diciamo. Disegno un'altra scatola qui e voi vi renderete conto che riuscite a capire che forma sto disegnando. Perché? Perché sto mettendo anche le linee interne e sto soprattutto aggiungendo le linee di sezione che sono importanti e cerco magari qui nel punto focale, che è la parte dell'oggetto più vicina a me, cerco di mettere più contrasto. Quindi avete un'idea che questa parte sia più vicina a me. La bicicletta che cos'è? Se ci pensate bene, provo a disegnarla di lato, è una combinazione, parlavo con Alessandro in una call che abbiamo avuto qualche tempo fa, di due triangoli. Qui c'è la sella, qui c'è il manubrio, che può essere di varie tipologie, qui c'è la fork, che è la forcella, ci sono due punti che sono i centri di rotazione della ruota anteriore e della ruota posteriore. Magari adesso le proporzioni non le ho azzeccate al massimo, però capite benissimo che poi è tutta una questione di giocare con un triangolo qui e un triangolo qui. Nello spazio questo oggetto qui diventa fatto di questo che diventa un secondo triangolo e si apre così, si toccano qui, mentre questo rimane effettivamente così come lo vediamo. A livello di sezioni però, questi normalmente sono tubi, quindi questo qui ha la sezione di un cerchio, pure questo anche. Queste parti qui normalmente erano cerchi, alle volte sono più degli ovali. E idem questi qui, si chiamano chainstay. Qui sotto c'è il movimento centrale che è un altro cilindro, cavo, messo così, e qui è dove noi mettiamo tutta la parte cinematica che è fatta da ruote che consentono poi qui grazie ai pedali di portare movimento alla ruota posteriore. La sella è un piatto. Il manubrio è qualcosa di fatto di tubi che poi sono piegati, hanno una forma fatta così. Quindi la bicicletta in soldoni è questo oggetto qui, è un insieme di tubi saldati o amalgamati tra loro, magari incollati, dipende da con cosa facciamo l'oggetto. Ovviamente la posso disegnare in vari modi, perché posso disegnarla di lato, la posso disegnare da sotto. Capite che è tutta una questione di prospettiva. La scatola qui la sto disegnando con la linea dell'orizzonte qui, però potrei disegnare la scatola vista dal basso, quindi potrebbe essere messa qui. Se disegnassi la bici qua, avrei la bici volante, perché che cos'è la linea dell'orizzonte? È quella linea che separa la Terra, intesa come pianeta Terra. Quando andate al mare, qui ci sono le onde e qui c'è la sabbia. La sabbia però sembra dritta perché il pianeta è talmente grande che sembra una linea perfettamente orizzontale, ma se iniziamo ad andare sempre più lontani ci accorgeremo che questo è un arco e che le città diventano fatte così, le nuvole sono qui, ma questa che sembra una linea dritta è in realtà la fine del pianeta e qui abbiamo l'atmosfera. Poi inizia il cielo. E se disegno sopra la linea dell'orizzonte, l'oggetto lo sto facendo vedere dal basso. Questo ovviamente è il side e questo è il side frontale.
Normalmente nel disegno industriale, nel disegno del prodotto, cerco sempre di disegnare sotto la linea dell'orizzonte. Perché? Perché questa è una situazione nella quale io vedo sempre il top dell'oggetto, la parte superiore, e siccome nel prodotto industriale, qualsiasi esso sia piccolo, medio, medio, grande, grande, gigante, architettura, nel prodotto, se ci pensiamo, io, corpo umano, sono più grande degli oggetti con i quali ho a che fare e quindi, siccome sono più grande, il mio occhio sta in alto e vedo sempre il top degli oggetti. È per questo che per disegnare il top ho bisogno di mettere la linea d'orizzonte sopra. Quindi, quando imposto un disegno e faccio prodotto, la prima cosa che faccio è la linea dell'orizzonte, che è la horizon line. Poi imposto, non so, delle linee di fuga, adesso non le spieghiamo, però qui inizio il disegno. Se vedete, siccome la linea dell'orizzonte sta sopra, inevitabilmente vedo sempre il top dell'oggetto. Quindi, quando devo disegnare una sedia, o non lo so, un tavolo, normalmente il product designer imposta sempre la linea d'orizzonte lì. Se per caso sto facendo illustrazione, ma allora è un altro mondo, e devo far vedere, non so, cosa succede sotto a un aereo, è chiaro che in quel caso dovrò disegnare qui. Quindi magari disegno l'aereo qui, e voi capite che se faccio così sto vedendo la parte sotto dell'oggetto. I motori sarebbero qui, eccetera, eccetera. Quindi è sempre un costante gioco di dove la piazzo sul foglio questa linea, la tengo bassa e quindi mi libero tanto spazio nel cielo, o la tengo a metà e allora normalmente succede che ho spazio sia sopra che sotto. Questa è una prospettiva che va benissimo per disegnare architettura. Se devo disegnare degli edifici, va benissimo, oppure prodotto, la sparo in alto, mi libero spazio sotto, so che quando disegnerò qui, qualsiasi sia il tipo di oggetto che sto facendo, magari un aspirapolvere, un robot elettronico, magari metto due ruote, qui metto una ruota pivotante, qui sopra, non so, immagino una forma conica, qui metto un LED, voi capite che sto vedendo il top dell'oggetto e ovviamente sotto ogni oggetto c'è sempre l'ombra. Questo è in soldoni la prima cosa che insegno. Poi normalmente insegno anche cos'è la prospettiva, che è fondamentale. E io, a me piace spiegare la prospettiva dicendo che, senza perdermi tanto su cosa sono le linee di fuga, però bene o male, quando noi osserviamo un oggetto oggi, innanzitutto ricordiamoci, ogni oggetto può essere iscritto in una scatola. La bicicletta, se vi immaginate, potete metterla in un rettangolo. Andiamo a vedere cosa avevo fatto all'inizio. Io qui posso schiacciare un perfetto rettangolo. E se vedete, il telaio ha questa linea parallela a questa. E in linea di massima, adesso nella bici non è comune, però posso tranquillamente identificare i diametri delle ruote come linee verticali che sono parallele a queste. La prospettiva altro non è che individuare, cioè rendersi conto che quando disegno bidimensionalmente gruppi di linee parallele, e ce ne possono essere infiniti, non è vero che ne ho solo due, ci possono essere nella bici anche questo è un gruppo di linee parallele, questo è parallelo a questo, quindi ho un gruppo di linee parallele, due, tre per esempio questo. Ricordiamoci, le linee, le famiglie di gruppi di linee parallele, quando vado nello spazio e cerco di rappresentarle, si uniranno in un unico punto di fuga. Adesso, siccome stasera non voglio perdermi su questa cosa che mi servirebbero due lezioni, ve l'ho detta così in soldoni, però vado avanti e vi spiego un po' come iniziamo il disegno della bicicletta. La parte più interessante, secondo me, è il fatto che la bici contiene i cerchi. Simbolicamente, che cos'è? Che cos'è il cerchio? Il cerchio, oltre ad essere ovviamente in geometria una circonferenza che ha la particolarità di avere un insieme di punti che sono equidistanti da questo che si chiama centro, però simbolicamente
voi vi rendete conto che c'è una grande differenza tra un quadrato e un cerchio. Il quadrato, se provo a farlo di ferro e a farlo girare, non ce la fa, fate tun, tun, non c'è fluidità di movimento. Il cerchio invece ha questa, questa caratteristica unica che se lo faccio girare inizia a spostarsi o a destra o a sinistra in maniera abbastanza fluida. La bicicletta li contiene nelle ruote, ma li contiene in tutte le viti e in tutte le parti che creano movimento o che necessitano di movimento per entrare qui dentro. Faccio un esempio, questo è un cilindro cavo, tra l'altro, che consente al movimento centrale di girare. Ogni vite della bici è un cilindro e quando l'avvito crea una rotazione. Quindi ricordiamoci, il cerchio ricorda sempre il dinamismo e in arte o in disegno, quando voglio comunicare movimento, è opportuno. Ok, sì, grazie, stavo mostrando i tempi. Vabbè, ma cambio il modo, parliamo solo di bici perché il resto... Quindi il dinamismo della forma circolare. Adesso vi mostro una cosa interessantissima che serve per iniziare a disegnare la bici. Come si disegnano i cilindri? Ci sono due tipi di cilindro. C'è il cilindro verticale, che inizio a disegnare dal suo asse, poi disegno due linee, questo è l'axis, in questo caso è verticale. Grazie alle linee perpendicolari riuscirò a posizionare le ellissi così, le metto insieme e ottengo un cilindro verticale. Come do il colore a un cilindro verticale? Immaginiamo di prendere i Pantone. Il cilindro verticale viene colorato rigorosamente seguendo l'asse. Quindi non posso colorarlo così, perché altrimenti non riesco a comunicarne la forma correttamente. Devo fare così. Questo è il mio cilindro. Avrà ovviamente un'ombra, che sarà l'insieme di... sarà più o meno rettangolare, finirà con un'ellisse, e sarà fatto così. Normalmente tengo l'ombra più scura vicino all'oggetto, così creo, attiro l'attenzione all'oggetto, e poi il top, se la luce viene dall'alto, sarà bianco in questo caso. Eccolo qua, no, pardon. C'è un altro tipo di cilindro però, il cilindro orizzontale, che adesso ve lo mostro. Come lo disegno? Nello stesso modo ho bisogno di un asse, che in questo caso sarà una linea parallela, in prospettiva ovviamente, al pavimento. Disegno due linee perpendicolari, questa è la tecnica che si usa nell'automotive design per disegnare le ruote. Quando studiate disegno o illustrazione non vi insegnano questa tecnica perché è un... Questa, diciamo, è una tecnica più precisa, ma che richiede un grande controllo dell'angolo dei 90 gradi qui. Quindi normalmente non è utile per il disegno artistico, perché finisce con il forzarlo troppo. Ma se si fa design industriale è molto importante riuscire a controllare bene gli angoli di 90 gradi. Come vedete sto seguendo i marker strokes, il verso con cui do il colore, orizzontalmente, questa è la base, qui ci metterò un po' di colore perché la luce viene da sinistra, mi immagino l'ombra, la faccio così, ovviamente c'è una ragione per cui l'ombra è fatta così, non la affrontiamo stasera, però ve lo faccio vedere in sintesi. Cilindro verticale, cilindro orizzontale. La bicicletta contiene tantissimi cilindri orizzontali, quindi se io prendo per esempio questa parte del mio cilindro, la metto qui, ne prendo un'altra, la sistemo un attimino, collego questi due cilindri a una serie di cilindri orizzontali, potrebbero essere questi, ovviamente dovrei dargli le corrette dimensioni, ma è per farvi capire un po' i fondamenti di quello che sto facendo. Un po' alla volta metto insieme tutte queste parti e voi capite che inizio a costruire la bicicletta alla vecchia maniera, era fatta di tubi ed erano fatti così. Poi ce n'era uno
che si chiama, ovviamente questo è il tubo sella, che è quasi verticale, ho la forcella che è fatta di due tubi, ne ho uno qui che è il tubo della sella, il manubrio è sempre un altro tubo e noi abbiamo la bici. Manca qualcosa? Sì, mancano questi. Questa è un po' l'ABC, qui c'è sempre un cilindro orizzontale anche qui ed è quello che vi ho mostrato prima. Ovviamente l'oggetto proietta un'ombra sul pavimento che in disegno industriale è sempre meglio mettere, perché se non mettete l'ombra state comunicando che l'oggetto vola. Siccome questi oggetti toccano sempre il pavimento o la strada o quello che è, bisogna comunicare visivamente quel contatto con l'ombra. Vi ho dato un po' i tips, quindi cosa fa il designer industriale della bicicletta? Data questa gabbia, inizia a giocare, perché ovviamente voi capite che questo lo posso inclinare di più, di meno, ovviamente ci sono dei vincoli tecnici, e poi grazie all'avvento del carbonio, le sezioni che una volta erano circolari, oggi possono essere quadrate. Che cos'è il quadrato? Se vi ricordate, è la scatola. Quindi, quando torno a questo esercizio qui, che avevo da qualche parte qui, eccola qui, se inizio a strecciare la scatola, posso immaginarmi che, per esempio, lo faccio qui, quella scatola lì, se la disegno così, capite che questo potrebbe essere tranquillamente il pezzo orizzontale della bicicletta dove vedete la scritta oltre XR4. Oppure magari questa forma è una scatola, ma poi diventa una scatola che diventa più ovale, e poi a man mano che vado avanti posso dare anche altre forme, posso arrivare a fare anche una cosa così. Quindi è tutto un giocare con forme primitive che vengono estruse, quindi fatte estese lungo un asse, e si creano questi profili. Tanti di questi profili messi assieme creeranno il design della bicicletta. Oggi, grazie appunto al carbonio che mi dà la possibilità di fare queste forme molto libere, faccio un esempio, potrei avere anche una forma così. Vuol dire che qui sto introducendo una superficie negativa. Se la luce viene dall'alto, e immagino di renderizzarla al volo, poi provo a disegnarvi un tubo fatto un po' meglio, però bene o male capite che l'idea che sto cercando di comunicare è che questa sezione qui rolli all'interno e poi giri sotto, la parte di là non la vedo chiaramente. Questa superficie qui guarda verso il basso, questa guarda lateralmente, questa guarda verso l'alto. Siccome immagino sempre che la luce del sole venga dall'alto, chi riceve più luce è il numero 1, chi un po' meno 2, chi guarda non guarda la luce è il numero 3, quindi qui devo disegnare con i pantoni un tono più scuro. Se devo immaginarmi l'ombra di questo oggetto, è un rettangolo, quindi sarà un rettangolo. Questo è un po' l'approccio che si usa quando si fanno queste forme. Quindi cosa succede? Il cliente ti dice, guarda, la bicicletta me la devi far stare dentro questi rettangoli qui. Questi rettangoli sono dati dalla federazione, dallo UCI, bene o male impone questi spazi, e qui dentro il designer deve iniziare a dire, va bene, mi immagino che la bici di lato sia fatta così, oppure magari la faccio bella grossa qui, bella grossa davanti, faccio in rosso così vedete. Però inizio a giocarmela, cioè posso farlo in maniera creativa. Questo è il tubo obliquo dove adesso abbiamo la scritta, e qui posso magari tenere il forcellino molto alto, tenermelo molto basso. Ovviamente
questi posizionamenti creano delle rigidità specifiche, però da un punto di vista stilistico me la posso giocare. Inoltre posso decidere che magari all'interno di questo triangolo ci metto un'altra forma, qui ne metto un'altra, e poi ciascuna di quelle linee può condizionare la forma di una sezione. Magari ho due linee azzurre qui che vorrebbero dire che una sezione mi fa questo, il diamante, e qui magari la sezione mi fa questo. Quindi quelle linee che schizziamo a mano molto artisticamente, quando proprio vogliamo, non so, fare qualcosa di creativo, artistico, ciascuna linea sta dicendo all'occhio, ricordati che lì la tua superficie farà qualcosa. Passeremo da qualcosa di piatto a qualcosa che magari qui a metà è incavato. È molto comune nei side. Allora, provo a farvi una velocissima dimostrazione di come approccerei il disegno di una bici che magari deve sostituire quella. Uso una tecnica che si chiama Speedform Technique, che è una tecnica che a me piace molto, che significa disegnare cose fatte a caso, poi forzare queste forme a diventare qualcosa. Faccio un esempio, ho fatto questa adesso che è venuta a caso, la scelgo e la voglio fare diventare una bicicletta. Il telaio di una bicicletta visto di lato. Come si fa? Schizzerò una ruota, ne schizzerò un'altra e devo cercare in qualche maniera di dare a questa forma un suo senso. Per esempio, la posso stracciare in qualche modo, diciamo che in questo caso posso prendere parte di questa forma, cambiarle. Mi piace l'idea che questa qui sia il movimento posteriore e che la parte anteriore possa diventare una... No, la tengo così e poi magari... Ma... Ok, mi tengo buono questo perché secondo me è interessante come forma. Posso immaginare che il movimento sia qui, quindi questo me lo abbasso un attimo e poi da qui inizio a costruirla. Questo lo alzo un po', me lo piego così, posso immaginare che questa sia la sella quindi è una bici particolare, il movimento centrale lo teniamo qui, poi a livello di... e posso immaginare che la forcella anteriore sia molto futuristica, parta dal basso e che magari, come si fanno in quei disegni di fantascienza, questo sia il manubrio. Quindi è una bici dove fondamentalmente il ciclista pedalerebbe così. Stiamo facendo fantasia pura, ma il lavoro del designer spesso è quello di lavorare di fantasia, perché l'obiettivo è di inventare cose nuove, poi magari rimarranno irrealizzabili, però spesso quando si fa concept design è richiesto anche questo tipo di esercizio. Immaginiamoci le sezioni. Beh, adesso vi mostro un po' come posso immaginare di pensare questa forma e di farvela sembrare comprensibile tridimensionalmente, anche se è solo una vista laterale. Sto creando un tracciato che poi riempirò con dei gradienti. Immaginerò la luce provenire dall'alto e farò quello che ho fatto con la scatola prima. Quindi inizio con lo riempio con un grigio chiaro, tipo un grigio 40%. Poi ho visto che qui c'era una curva che mi sembrava interessante. Immagino la luce provenire dall'alto e qui, siccome se vi faccio vedere, dovreste riuscire a capire che qui si crea un'ombreggiatura che, se osservate, vi fa capire che, senza che io parli di che cosa ho disegnato, dovreste riuscire a capire, così mi pare che funzioni, che quella è una forma negativa, tendenzialmente
cilindrica, rotonda. La luce viene dall'alto, qui cercherò di farla sembrare più chiara. E quindi se ci immaginiamo come ha la sezione qui, capite che si legge un po' questa forma qui. Ogni tubo di ogni componente è fatta di carbonio, nella parte bassa alla fine finisce con l'essere sempre cilindrica. Quindi vi posso tranquillamente fare una cosa di questo genere e sono abbastanza sicuro che dovreste riuscire a capirlo. Posso lavorare adesso su questa parte qui. Do una rotondità qui alla parte laterale, anche questa parte immagino essere rotonda verso il basso. Ovviamente questi disegni vengono fatti in tempi molto più diluiti, quindi c'è il tempo di ragionarci con calma, cosa che non faremo adesso. Immagino adesso che questa forma qui sia una forma che guarda verso l'alto. Posso immaginarmi che questo sia un centro di rotazione, posso immaginarmi che questa sia una ruota, immagino che ci siano magari anche delle componenti grafiche. Immagino che qui ci sia un'ombra che viene disegnata dal telaio sulla ruota. Immagino che ci sia un'ombra anche sotto la bicicletta. Immagino che questa ruota sia identica a quella che ho all'avantreno. Quindi la posiziono qui, magari essendo un concept la posso pensare anche più grande. La ruota va sotto al telaio qui, quindi la correggo leggermente, non c'è questa parte qui, ci sarà un'ombra che il telaio proietta lì e ovviamente la forca qui creerà un'ombra così sulla parte alta della ruota. Immaginerò che ci siano dei pedali qui, quindi mi immagino un movimento centrale fatto così, magari me la gioco un po' con a mano libera con delle aree, immagino dei coni, questa è sono i pedali, posso immaginare che qui c'è una superficie di un altro materiale che è dove il ciclista si posizionerà. E qui immagino magari una separazione tra i due materiali, quindi metto una linea nera che normalmente comunica discontinuità tra due parti. E alla fine posso tranquillamente immaginarmi un logo, non lo so, la chiamiamo Star Wars, magari questo è il modello e il designer poi cercherà anche il posizionamento corretto di questa scritta, che adesso vabbè a me non piace, mi è venuta così, e magari possiamo immaginarci che il brand sia, non so, abbia uno strano simbolo. Disegneremo qui. Se l'oggetto è lucido, normalmente il carbonio crea delle riflessioni.
che andremo a comunicare con il bianco. Quindi quando faccio cose così normalmente, adesso non è venuto benissimo, però e magari posso immaginarmi che questo sia un componente di carbonio. Quindi lo faccio più scuro, sarà nero, la parte bassa ovviamente gira verso il basso, la parte alta verso l'alto e riceverà più luce, quindi la faccio più chiara. E quando si va a presentare un oggetto di questo tipo, normalmente si gioca anche molto con gli sfondi, quindi i designer sono soliti giocare molto con queste cose qui, oppure fanno cose anche più artistiche, e poi ovviamente quelle forme lì andranno sottratte dalla bicicletta. Sarà fatto in un livello separato, eccetera, ma insomma cose che... E qui avete più o meno un'idea di quello che può essere l'approccio della vista laterale di un oggetto fatto di due ruote. Quindi, ricapitolando, vi ho mostrato come l'importanza della scatola, l'importanza dell'estrusione di forme semplici e di come, mettendo insieme forme semplici, possiamo creare oggetti molto più interessanti e complessi. L'abbiamo visto qui. E abbiamo visto come comunicare la forma degli oggetti semplici è fondamentale per poi riuscire ad approcciare forme più intriganti. E questo è un po' quello che abbiamo fatto. Come funzionerebbe questa? Poi ovviamente è compito di un bravo designer dire agli ingegneri: guarda, questa cosa può funzionare così. Allora io avrei dovuto con calma schizzarmi un manichino e spiegare all'ingegnere come questo oggetto si relaziona con la figura umana, e questo è fondamentale, perché, ripeto, il designer industriale ha una solidissima relazione con la funzionalità del corpo umano. Ho finito, in soldone. Non so se avete domande. Pensi di aver finito, ma in realtà le immagini ci saranno delle domande, degli interventi, delle curiosità, anche perché hai detto di essere un artista oltre che un designer industriale. Quindi sì, credo che almeno ci sia un po' di curiosità nel vedere come questo tuo lavoro si è tradotto in opere d'arte. Sarà che io... Sì, sì, allora... Io negli anni, allora, la mia formazione com'è stata? Ho fatto architettura a Venezia, poi ebbi la fortuna, il privilegio se vogliamo, di riuscire a studiare in California, dove c'era questa scuola che preparava per il design automotive, e lì fui contaminato molto da un insegnante che si chiama Scott Robertson, che vi voglio mostrare dei lavori che spero di trovare qui. Non sono quelli di Scott Robertson, ma sono quelli di Sid Mead, che è un grandissimo e famosissimo, se siete illustratori conoscerete sicuramente i suoi lavori. È un po' stato considerato il pioniere, il visionario che per eccellenza ha dato forma a tante delle visioni di film come Blade Runner, eccetera. Comunque, come vedete, c'era questa grande immaginazione verso la città del futuro, verso gli oggetti di design che sono pensati sempre in una realtà che non è la nostra. E sicuramente mi hanno contaminato tantissimo lavori di questo tipo qui, che poi io ho visto rifatti in chiave più moderna da gente come Scott Robertson o Daniel Simon, che è un altro famoso designer. Io ho iniziato a un certo punto a fare i miei dipinti, che sono, non ho moltissime immagini qui, però ve ne mostrerò alcuni, che sono una compenetrazione tra il mio background architettonico e la mia necessità di prendere i disegni di design che faccio, che ho fatto per tanti anni, che in certi momenti quasi mi annoiano, perché il mondo poi del disegno industriale è anche molto vincolato,
spesso molte delle cose che vengono fatte poi non vanno in produzione perché sono troppo difficili, costano troppo o comunque non sono o magari sono troppo avanti e il mercato richiede cose più conservative. Quindi spesso nella frustrazione di non vedere tante cose diventare vere, il designer sente la necessità di disegnare anche in maniera molto più libera. Per me 10 anni fa è stato l'inizio di un cammino che mi ha portato da fare queste cose qui, che erano quelle che facevo a scuola. Anzi, voglio spendere 2 parole su questo, che visualizzazione, pagina, scusate, schermo. Vabbè, non lo trovo. Comunque, se vi ricordate, Fiat oggi è tornata ad abbandonare il vecchio logo, quello che sembrava un rombo, è tornata alla scritta Fiat. Io mi ricordo che nel 2005, questo fu il mio primo progetto, mi piaceva l'idea di scrivere Fiat e in maniera molto grafica applicare questa cosa che si strecciasse sulle forme. Io qua stavo imparando a disegnare e questa cosa qua la vedete oggi sui nuovi modelli. Sono tornati a scrivere Fiat e non più a metterla, a inglobare quella scritta in una scatola. E quindi spesso si vede come certe intuizioni che hanno gli studenti quando sono giovani e non contaminati sono poi quello che l'industria va a fare, ma ci mette molti anni. Qui vedete un po' delle cose, il mio classico approccio, schizzo sempre in maniera estremamente libera e poi forzo i disegni a diventare cose credibili. Questa è una cosa che io ritengo essere molto artistica e che ha sempre contraddistinto un po' il mio approccio al disegno industriale. Mi piace la libertà d'espressione sul media, quindi lasciare andare la mano e poi prendere quello che viene fuori e farlo diventare qualcosa. È un processo che per alcuni viene più naturale, per altri è più difficile, però secondo me regala sorpresa e spesso cose nuove. Con lo stesso approccio, per esempio, anni fa disegnai questo che è un rasaerba. Sono partito da disegni di questo tipo qua. Erano niente più che segni neri su foglio bianco, che poi un po' alla volta ho fatto diventare varie proposte. Alla fine ne scelsi una molto rotonda, molto da design del prodotto, altre erano più spigolose, più aggressive. Questo è molto avvolgente, comunica un senso di facilità d'uso, comfort, un oggetto simpatico che probabilmente piace al sesso femminile, mentre le forme più spigolose alle volte sono tipicamente apprezzate da un pubblico maschile. Con lo stesso approccio si può fare qualsiasi cosa. Ho fatto fucili da caccia, anche se non sono un simpatizzante del genere. Ho fatto oggetti per il giardinaggio, le motoseghe. Questo è un tagliacapelli che rimane per me l'oggetto ancora oggi di cui sono più soddisfatto. E qui l'idea fu quella di prendere il trimmer classico, che dai barbieri viene usato verticalmente, c'è una base, infili il trimmer, e qui l'idea era di farlo che sembrasse una moto d'acqua o un animale marino, e divenne il loop, che come lo vedete, però poi negli anni abbiamo fatto sedie, questo è Francesco che è il mio socio, e noi insieme abbiamo la realtà che si chiama B-Cube Design a Brescia e facciamo disegno industriale. Questa che vedete qui è una collezione di complementi d'arredo ispirati alla pasta che portammo al Salone del Mobile alcuni anni fa e poi sì, andammo, questo era a Diera, ci hanno fatto alcuni articoli e poi sempre seguendo l'idea di celebrare la tradizione, l'italianità della pasta. Questo era uno sgabello fatto, era legno pieno scavato con il CNC, che fu messo in produzione da Riva. Poi abbiamo fatto disegno navale per alcuni anni. Questo è un progetto interessante che feci nel 2014 per un architetto torinese che è carcerano. Qui lavorammo per dei cinesi e qui vi faccio vedere come ancora il disegno artistico divenne poi una cosa molto più complessa, molto più organica. Questo fu un prototipo di un elicottero che fu realizzato in scala 1 a 1 e portammo in Cina, a Zhuhai, al Salone d'Art Show.
E anche qui tutto partì da una fase di studio che era niente più né meno di disegno artistico. Queste sono alcune delle illustrazioni che feci per i cataloghi. E qui vedete un po' le contaminazioni che vi ho fatto vedere prima con Sid Mead, questi paesaggi un po' architettonici, queste scatole sospese sulle colline, che sono cose che poi ho portato dentro ai miei quadri di oggi. E anche qua si vedono molte delle cose che magari potreste vedere nell'entertainment design. Queste sono un po' le cose che faccio oggi, quindi lavoro molto nel mondo bici, e quindi con le tecniche che vi ho mostrato prima faccio lavori di questo tipo, e poi vabbè, la risoluzione è quello che è, e poi diventano vere. E questa è una bici che abbiamo fatto con Bianchi, e che si chiama SUV, che poi è diventata Yomnia, questa è la versione in alluminio, però c'è stata tanta innovazione, nel senso che queste forme qua, che avevano disegnato 4 anni fa, non si erano ancora viste nella bici. Oggi altri competitor stanno iniziando a farle, ma qui eravamo stati un po' pionieri. Nell'automotive si vedevano queste forme, nella bici ancora non si erano viste, e poi sono diventate vere queste cose qui. Il triangolo, queste forme molto architettoniche, e poi l'arte. Oggi faccio questi lavori qua, che sono, non so, potremmo chiamare surrealismo industriale, però c'è un po' tutta la contaminazione dei motori, della meccanica, del disegno industriale, dell'oggetto che era fatto in serie ma poi diventa decontestualizzato. E ho celebrato molto la Formula 1, e poi sono storie surrealiste in cui parlo di ambiente, di temi visionari. Purtroppo ne ho solo 3, solo queste, però vabbè, faccio questi lavori qua a livello artistico. C'è una mostra in corso adesso a Vicenza, se vi capita, si chiama Visioni, ed è in centro nella galleria End Art. Chiude il 30 di ottobre, c'è una specie di introspettiva con lavori che vanno dal 2012 ad oggi. E poi se volete vedere i quadri che faccio, ho un sito web, ovviamente, che è il mio nome, anzi ve lo scrivo qua, questo è il mio sito. C'ho ovviamente Instagram, come si confà, e c'ho un altro sito che è bcubedesign.com. Quindi questo è il mio sito, qui avete un po', vedete i quadri, vedete anche tante illustrazioni che faccio per il mondo motore. Questo è il mio Instagram, questo è il sito di design industriale, dove vedete progetti che abbiamo fatto negli anni. Credo di aver detto tutto. Vai, sì. Volevo chiederti, come fai a considerare le variabili della fisica nel tuo lavoro? Nel senso che tu disegni in massima libertà e poi c'è un feedback dei tecnici, mi riferisco alla dinamica, caratteristiche dei materiali, sì. Distribuzione del paese, la forza, eccetera. Oppure già tu hai delle nozioni che ti consentono di capire fino a dove ti puoi spingere? Sì, cosa funziona e cosa no. Allora, sono tutte e due le cose. Allora, credo che ogni designer debba capire un po' di scienza delle costruzioni, parlando un linguaggio architettonico. Io, avendo un background architettonico, sono stato magari un po' facilitato nel capire cosa funziona e cosa no a livello strutturale. Però è anche vero che l'esperienza di tutti i giorni ci insegna come certe sezioni funzionano meglio o peggio, quindi questo sì. Poi sicuramente l'esperienza che si ha quando si lavora con gli ingegneri, che ti dicono guarda, questo non funzionerà mai, oppure questo materiale non la può fare quella cosa lì, aiuta, si impara molto. Leggere tanto, osservare progetti, non so, secondo me la Formula 1 è un grandissimo laboratorio, quando la osservi con attenzione capisci molto come
come si comportano certe forme e certi materiali tra di loro. Quindi, rispondendo alla domanda, sono un po' tutte e due le cose. Alle volte spingi e provi a immaginare che le cose siano fatte di carta, perché se rimani troppo razionale finisci che fai quella cosa lì, ma c'è già quella cosa lì. E l'ingegneria dei materiali, soprattutto da quando è arrivata la nanotecnologia, ci consente di fare cose che una volta non si potevano fare. Quindi è giusto, secondo me, avere un approccio molto fisico, quindi che ricorda la fisica, però è giusto in certi momenti essere molto bambini, fregarsene, rompere gli schemi e fare quella cosa lì che non ha senso. Perché nel fare la cosa che non ha senso diventi un po' artista, ma hai quel colpo di genio che magari diventa qualcosa di fattibile. E torno a quella compenetrazione sottile che c'è tra arte e design, che secondo me ogni designer è un po' artista e viceversa. Faccio un esempio. Di recente, mi ricordo, c'era una problematica da risolvere. Come possiamo rendere la sospensione anteriore di una bici ammortizzata senza complicarla troppo? Perché la mountain bike, se avete presente come ha fatto la mountain bike, davanti ha una cosa che sembra una moto, ha questi due tubi giganti. Però se la metti in una bicicletta leggera da corsa non si può, peserebbe troppo. Mi ricordai che Piaggio con il Ciao aveva fatto una cosa molto semplice, aveva delle piccole sospensioncine quasi invisibili che sembravano veramente un giocattolo. Sono andato a vedermi come era fatta quella cosa lì e nella sua semplicità l'avevo trovata geniale, quasi bambina come cosa. L'ho sviluppata, l'ho mostrata agli ingegneri, e gli ingegneri hanno detto: sta cosa funziona, non è un gioco. Perché non si fa oggi? Perché non è detto che quello che si fa oggi sia necessariamente il modo migliore per farlo. Ci sono tantissimi spunti dal design degli anni 70 che sono lì, basta andarli a vedere, ripercorrerli. Oggi abbiamo internet, è tutto più semplice. Una volta era molto più difficile ricordarsi cosa era stato fatto e cosa no. Quindi sì, è un mix di tante cose. Se avete altre curiosità, domande. La tua esperienza di ciclista cosa hai portato dentro quella bici? Anche qualche desiderio, qualche... Ma in quale? In quella lì? Quella di che hai disegnato, non in quella che usi. No, allora... Allora, io mi sono avvicinato a questo mondo qui come designer da poco, è da pochi anni che ci lavoro. Ho lavorato per tanti anni nel mondo automotive e ho sempre e nell'automotive ho sempre trovato le forme architettoniche di gente. Vi voglio far vedere perché secondo me sono interessanti. L'importanza per un designer di capire l'architettura. Non lo capivo quando studiavo architettura, sinceramente. Perché non sapevo che avrei fatto il designer un giorno, però oggi mi rendo conto che l'approccio dell'architetto è quello giusto che deve avere il designer. Non è questa la presentazione, ma è questa. Vi voglio far vedere alcune forme che questo architetto qui, che conoscerete di fama, Zadid è stata la maestra del deconstruttivismo. Zadid, tornando all'arte, prima di diventare un architetto di successo, a parte che lei era una matematica, ma ha fatto una serie di dipinti che erano questi, che sono molto conosciuti per gli amanti del suo lavoro. Lei dipingeva queste forme qui. E ci ha messo tantissimo tempo Zadid a diventare famosa, ma non è tanto un discorso di diventare famosa, è riuscire a far diventare vere le tue idee, poi che... Sì, tu sia famoso o no, questo è irrilevante. Zadid faceva questi lavori qui. Come vedete c'è uno studio formale pazzesco. E uno dirà, vabbè, ma questo non può diventare architettura, cioè cos'è questa arte astratta? Zadid ha provato che questo può diventare architettura. È che oggi ci siamo abituati a vederle queste cose, quindi le diamo per scontate, cioè il computer le fa lui. In realtà c'è un lavoro di ricerca anche formale,
di sperimentazione visiva che è passata per questi lavori qui. E oggi facciamo queste cose qua perché ci ispiriamo a queste cose qua. La difficoltà sta dell'innovare, sta nel fare una cosa che non c'è. E Zaha Hadid ha fatto questi lavori qua. E questo è un esempio secondo me bellissimo che io ho usato quando abbiamo presentato quella bici spigolosa, mostrai proprio questa slide qui. Secondo me è bellissima questa slide perché vi mostra come questa è una scatola, se vi ricordate il cubo che ho disegnato prima, anche questa è una scatola, però cambiano le inclinazioni dei piani e le proporzioni delle parti. Ogni qualvolta io metto assieme il corto con il lungo, creo energia. Ogni qualvolta metto assieme due forme identiche e ne metto vicine, creo qualcosa di strano. Parti, streccio, creo piccolo, lungo, piccolo, sto creando da un punto di vista visivo delle forme più o meno energetiche. Nel deconstruttivismo si sono prese le forme base e si sono iniziate a sperimentare forme più stirate, che in tanti casi magari non erano funzionali, ma creavano visivamente un impatto nuovo. Zaha Hadid è riuscita alla fine della sua carriera a vedere realizzate molte delle sue visioni. E quindi ripeto, dall'arte al design. Poi vabbè, molti esempi di designer famosi. Nell'automotive non è un mistero che molti famosi designer hanno studiato architettura, perché l'automobile, se ci pensate, è un'architettura, è una scatola che contiene un ambiente dove si vive. Per vivere in un ambiente io ho bisogno della luce, pensate a casa vostra, se togliete le finestre dovete accendere qualcosa, ma comunque il sole, oltre che a essere utile per le nostre funzioni vitali, ci aiuta a vedere le cose. Nella macchina l'architettura ha le finestre, non mi servono più per vedere cosa faccio dentro alla casa, ma mi servono per vedere cosa succede fuori dalla casa. Per guidare devo vedere cosa succede fuori. In futuro probabilmente le finestre non serviranno più nell'architettura automobile, perché si parla di autonomous driving e chiaramente è tutta un'altra parentesi, e questa possibilità aprirà ai designer di automobili quella fantasia di dire, beh, se non mi servono più le finestre, forse la macchina può essere fatta anche così, o come una scarpa, non ho bisogno di aprirla. E quindi forse tornerà innovazione anche da un punto di vista estetico. Tuttavia ci sono tantissimi esempi, questa è la plancia della vecchia Panda, voi vi la ricorderete. Giugiaro è il designer, c'è un approccio estremamente da furniture design, ovvero design del mobile, voglio una cosa funzionale. Quante volte oggi ci lamentiamo del fatto che non sappiamo dove mettere le cose su queste macchine, che non c'è un porta oggetti, ci metto le cose ma cadono da tutte le parti. Qui non cadeva niente, non perdevo niente. Nella sua semplicità questo oggetto era geniale e tantissime delle idee degli anni 70 sono geniali, perché erano semplici e non c'era quella necessità di apparire a tutti i costi che abbiamo oggi nelle arti visive. Si era molto più concreti e secondo me il design industriale per eccellenza è in quegli anni lì. Oggi c'è, ed è in questo oggetto qua, tutto quello che vediamo qui ha una funzione. Oggi spesso e volentieri quei tagli che vediamo, pensate alle BMW di oggi, no, non servono assolutamente a nulla, servono per farti ricordare che sei parte del branco, il quale si è talmente abituato che quella cosa è cool, la devo avere perché va di moda che deve essere appuntita. Ma serve quella cosa? Normalmente la risposta è no, è semplicemente styling, ovvero estetica fine a se stessa. Nel design degli anni 70-80
non c'era molto l'estetica fine a se stessa, era molto funzionale. E qui vedete un po' questi oggetti qua e come venivano disegnati, un po' le cose che vi ho mostrato prima. Si immagina che la luce venga dall'alto, si immagina che una superficie, se guarda l'alto, riceverà colori più chiari, se la superficie guarda verso il basso riceve colori più scuri. Questo è l'ABC di come si disegna e si comunica la forma agli occhi. Altro esempio, una forma più complessa, più organica, difficilissima questa forma qui, anche da fare al computer, eppure l'occhio la sta capendo adesso, perché innanzitutto a me piace un sacco provocare i ragazzi, alle volte gli chiedo, gli dico, ricordatevi, se capisco quello che avete disegnato vuol dire che è un buon disegno, se non sto capendo cosa avete disegnato vuol dire che non è un buon disegno. E ovviamente si mettono a ridere, però è così. Quando io riesco a farvi capire questa forma che è molto difficile e non ve la spiego, e non disegno le sezioni, e non ve la giro, e non ho il modello, però tutti la stiamo capendo. Questa cosa sembra una sfera, e questa è rivolta verso di qua, questa è sferica e rivolta verso di qua. Questo è un buon disegno. Se ricordate quella tecnica 1, 2, 3, dove numero 1 vuol dire tanta luce, 2 meno luce, 3 ancora meno luce, è l'ABC della comunicazione della forma. Ogni designer industriale, ma secondo me anche ogni artista che approccia il disegno del corpo umano, deve capire questa regola qua. Poi studieremo la proporzione, potremo disegnare, cioè io per esempio non sono un bravo disegnatore del corpo umano, una cosa che mi affascina molto ma non l'ho mai studiata come vorrei, quindi se disegnassi un corpo oggi probabilmente farei un mostro, però state sicuri che quel mostro lo capireste perché applicherei questa tecnica qua. E qui abbiamo un altro bel esempio, luce dall'alto, la parte superiore la vedete molto chiara, le parti che ricevono meno luce più scure. Al tramonto accade più o meno la stessa cosa, molto più affascinante perché, adesso non mi dilungo, però se la luce al tramonto arriva orizzontale di lato, l'oggetto guarda la luce in questo lato, questa però guarda anche al cielo in questo lato, il cielo è scuro e quindi quella superficie scura viene, è come se si compenetrasse nell'oggetto e lo rende più scuro, quindi 1, 2 e 3. Il cielo è anche freddo al tramonto e quindi al tramonto, se io voglio disegnare una scena al tramonto, non è solo dire scala di grigi, avrò una parte dell'oggetto calda che è quella che guarda al tramonto, il tramonto del sole è giallo, anzi sarebbe bianco, ma comunque c'è energia, il calore del sole investe questo lato dell'oggetto che riceve colori caldi. La parte superiore non guarda il sole, guarda il cielo è azzurro e quindi ho caldo verso freddo. Questa cosa qui, se viene usata correttamente assieme a 1, 2, 3, crea disegni molto tridimensionali e molto emozionanti, torno al discorso di emozionare con i disegni. Questo è un classico esempio dell'1, 2, 3 fatto bene, poi ci potrà piacere o meno quello che vediamo, però la capiamo questa forma, quindi vuol dire che funziona. Le punte di cui vi parlavo, i triangoli, oggi è molto trendy proporre forme di questo tipo, perché la gente si è abituata che se non è fatto così, non è moderno, non è figo, non lo compro. Ci vogliono anni per convincere le masse che una cosa è figa, e nel disegno industriale serve continuare a proporre una cosa in diverse salse, però guardate, questa è una macchina degli anni 90 e questa è una macchina di oggi, molto morbida qui, molto spigolosa qui. Cosa sarà il futuro? Non si sa, è il compito dei concept designers immaginarsi il futuro. Probabilmente magari diventerà una scatola, se pensate a quello che ha fatto Tesla con il Cybertruck, che è una cosa, sembra una scatola tagliata col coltello, comunque parla un po' questa lingua, ma non ci sono più le finestre,
scusate, nel futuro probabilmente le finestre non ci saranno. In passato avevamo queste cose qua, questo è un disegno di Giugiaro degli anni, credo, 70. Bellissima questa tavola qua, dove vedete l'evoluzione dello styling anni 70 a oggi. È curioso come però negli anni 70 si usassero gli spigoli, e siamo tornati un po' agli spigoli anche grazie agli anni 70. Negli anni 80 invece, negli anni 90, era tutto molto morbido, molto rotondo. E credo che ancora anche in questo caso tutti possiamo riconoscere una forma così quelle cose che vi ho mostrato prima negli architetti, questa relazione tra lungo e corto, che vediamo un po' ovunque, la relazione tra questa larghezza e questa lunghezza, sono tutte forme estremamente dinamiche che regalano a questo oggetto un grande dinamismo nei dettagli, però essendo simmetrico, perché se immagino una linea, un asse qui al centro, ho la parte superiore e quella inferiore estremamente uguali, e quindi questo oggetto preso come un insieme è statico, però la forma nei dettagli è dinamica, ciascuna di queste forme contiene energia. Normalmente un design che si muove nello spazio, come l'automobile, è auspicabile che contenga energia. L'energia parte dai cerchi, delle ruote, ma continua anche poi nella relazione delle parti. Ispirazioni per chi è appassionato di forma. Poi queste forme le potete mettere nella bici, le potete mettere negli oggetti. Questa è la modulo che fece Pininfarina, prendendo una base Ferrari e ricarrozzandola con forme avveniristiche per il tempo, e qui è bellissimo, vi faccio vedere poi l'automotive diventa anche arte. Queste, era molto comune fare queste foto con le modelle, e questo è uno degli ultimi lavori di Pininfarina. Qui vorrei dire che c'è una compenetrazione tra spigolo, quindi quelle cose che abbiamo visto negli anni 70, quelle cose che poi abbiamo visto negli anni 90, negli anni 80. Però si vede che non è di allora, è di oggi, perché ci sono questi tagli, c'è questa, come chiamarla, è molto sharp, è molto tagliente, e c'è energia in queste forme. Queste sono le cose che si fanno oggi, anzi questi disegni sono già di qualche anno, questo mi pare che fu fatta 4 anni fa. Gandini, un altro dei grandi dell'automotive, conosciuto per la Miura, ma poi vabbè, ha fatto un po' di tutto. Gandini viene, vabbè, tutti questi designer hanno comunque o la famiglia che era una famiglia d'artisti, musicisti, c'era un po' di tutto. Pagani è un altro che mi piace menzionare perché è argentino, eppure lui è riuscito a costruire il suo sogno italiano. Qui a pochi chilometri da Bologna c'è la Pagani Automobili, che è l'azienda che produce queste cose qua. Lui aveva il sogno di costruirsi la sua supercar, riuscì a fare la Zonda negli anni 90, e da lì carbonio, oggetti di carbonio, e oggi fa queste cose qui, che non sembrano neanche automobili, sono gioielli quasi. C'è una cura del dettaglio che non trovate neanche in un orologio, sì, negli Hublot, per dire. E lui è il maestro della fibra del carbonio. Però vedete che in questi oggetti, cioè, c'è qualcosa di leonardesco, cioè sembrano dei disegni che non si capisce neanche, cioè sembra roba seicentesca quasi. Pagani infatti cita spesso Leonardo da Vinci come la sua fonte di ispirazione. Come fai per ispirarti? Scusa? Per ispirarti tu? Ispirazioni? La mia? Esatto, come fai? Bella domanda. Si fanno normalmente... Allora, ci sono vari modi per fare l'ispirazione. Normalmente si fanno delle mood board, fai delle tavole dove cerchi
spunti nella moda, spunti nell'architettura, spunti in quello che c'è oggi magari nel mondo delle automobili, nella natura, e costruisci questi bei posteroni pieni di immagini e poi devi usare l'associazione di idea e immagine. Questa associazione è alle volte meccanica, alle volte molto fantasiosa. Sicuramente un designer è anche un individuo che tende a essere molto fantasioso, cioè tendi ad avere un approccio visionario. Mi immagino, cioè spesso il designer dice immagina se, quindi vuol dire proviamo a vedere qualcosa dove non c'è qualcosa. Sicuramente è una vocazione, credo che c'è proprio in come lavora il cervello. Normalmente si usa molto la parte destra per fare queste cose qua. Io tra l'altro sono mancino, quindi uso la parte destra molto di più di un destro, però in realtà anche molti designer sono destri, lo fanno perfettamente, perché si impara ad associare cose che vengono da ambiti diversi, a metterle insieme e poi a forzare non so, una compenetrazione, una relazione. Però ci sono libri che ti insegnano questi approcci. C'è un libro che si chiama Come disegnare usando la parte destra del cervello, che insegna per esempio all'importanza di... Io potrei chiedervi adesso sul vostro foglio, disegnatemi questa foto. E voi cosa fareste? Disegnereste ovviamente questo, 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 vabbè, quello che vediamo, no? Però stiamo disegnando quello che vediamo, non quello che non vediamo. Io potrei chiedervi, disegnatemi la stessa cosa, ma disegnando la forma dello spazio vuoto. Quindi per esempio, non lo so, questo spazio qua è lo spazio vuoto, questo è lo spazio vuoto, questa grande forma bianca è lo spazio vuoto. Questi esercizi qua insegnano a dimenticare... o meglio, a guardare la realtà da un altro punto di vista. Esercizio classico che funziona molto. Come lo si fa per renderlo estremamente efficace? Spesso dai a un candidato una foto, gliela giri al contrario, gli dici disegnami quello che vedi. Il cervello non capisce più quello che c'è e quindi devi iniziare a disegnare le forme che vedi. Quindi concentrarsi sulla forma dissociandola da quel messaggio, da quel contenuto iconografico che normalmente diamo all'oggetto. Quindi mi dimentico che quello è un freno a mano e vedo un rettangolo un po' arrotondato all'estremità. Cosa consiglia per lavorare la creatività? Per coltivarla? Io consiglio di fare più cose possibili. Fare cose molto manuali, per esempio, non so, cucinare può essere un'ottima disciplina, non so, non si chiama disciplina, però no, scherzi a parte, tagliare gli oggetti, metterli assieme, ma smettere di farlo magari con il clay e con il ferro, ma lo fai con altre cose. La musica aiuta molto, perché il susseguirsi delle note crea idealmente delle forme. Non so, penso a una scala classica, do, re, mi, fa, sol, no, no, ok. Immagino un triangolo, vado ta 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 ta, triangolo. Quindi la musica in realtà quando inizi a conoscerla, a capirla, contiene forme. Però a livello creativo io direi qualsiasi cosa. Alle volte quando sei in bicicletta e osservi le forme che disegna, ti immagini i segni che lasci sulla sabbia, anche quelle sono forme interessanti, ma anche la forma delle nuvole, tutte quelle cose che smettono di essere razionali, secondo me sono dei buoni spunti. E poi, secondo me, non so, l'arte contemporanea contiene tonnellate, se pensiamo al minimalismo, a chi toglie sempre di più e lascia la forma pura. Quindi, non so, rispondendo alla domanda,
uscire dalla comfort zone e continuare a essere curiosi. Ora sto rispondendo veramente in maniera scontatissima, però effettivamente ce lo dicono tutti, ma è vero, insomma.